Benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie d'Eccellenza Persone, Imprese, Successi. Oggi parleremo di moda con una ex modella e anche miss. Lei si chiama Maria Carmen Martorana. Ciao e benvenuta. Buonasera a tutti. Allora, benvenuta nel salottino di Teleapula, casa Teleapolo, Ormai Grazie. è diventata la casa di tutti. Grazie per avermi invitato. Ma per me è un piacere, lo sai, io ti stimo tantissimo. Ormai sono anni che ci conosciamo, abbiamo anche fatto delle collaborazioni insieme, però andiamo per gradi, no? Perché tu sei una ex modella anche se a me non piace dire ex modella, perché chi è modella lo è per sempre, insomma, chi è stata modella lo, è, lo sarà per sempre. Però iniziamo da, dalle origini, dalla genesi. Maria Carmen Martorana come sognatrice, aspirante modella e anche Miss. Sì è vero, è proprio così, eh, se dovessi pensare un po' al mio passato, ma a me bambina, quindi 14enne, 15enne, in effetti sono stata molto determinata, ho sempre avuto eh, questa sana ambizione di voler, eh, mi è sempre piaciuto il mondo dello spettacolo, ovviamente ho sempre anteposto gli studi, ad un e quindi insomma eh, mi sono laureata in scienze motorie all'ISEF all di Urbino, ma parallelamente io avevo sempre i miei concorsi, tutte le mie situazioni legate al mondo dello spettacolo. Come iniziate? Allora ho cominciato mh, mh, con, con Enzo Zambetta, io ecco, vorrei anche salutarlo. Il padrone di tutto, sì, perché lui diciamo, sì. è un po' lo scopritore di tutti eh, diciamo, i talenti pugliesi. Sì, io non solo. non solo, perché poi eh, tanti, tanti talenti pugliesi eh, sono cioè, hanno avuto la rivalta nazionale grazie a lui, per citarne una Mietta eh, e Guaccio, tante altre, eh, Bianca insomma. Guacero. E, mh, sì, Dire, io anzi, lo ringrazio perché tante volte ora che sono dall'altra parte della barricata, anche io come diciamo responsabile manager di concorsi, e tante volte ci resti un po' male quando non c'è la gratitudine o non vedi che magari da parte delle modelle o, o di, di chi tu effettivamente aiuti nella carriera, poi non so, non, ti, ti, ti mettano un po' in ombra. Quindi io veramente ringrazio Enzo perché lui è stato il mio pigmaglione. Ho cominciato con lui con i concorsi di bellezza. Dando anche delle soddisfazioni nazionali, perché nell'86 vinsi, eh, arrivai seconda al concorso nazionale di Miss Ragazza In a Montecatini, ai tempi era rappresentato da Pippo Baudo. Quindi cioè. ho avuto la fortuna di essere, diciamo, eh, anche notata da Pippo Baudo, che eh, ovviamente mi voleva a Roma, però. Eh, ero piccolina insomma e eh, avevo, avevo forse 17 anni 16-17 anni madri sì madri. Eh, e poi, eh, dopo nell'88, dopo due anni, partecipai al concorso nazionale di Miss Mondo arrivando al secondo posto. E ecco, sono belle soddisfazioni. Ecco, eh. questa è, è una cosa che io rimproverò sempre un po' a Enzo perché lui contestualmente aveva Miss Italia e seguì le modelle le Miss che andavano a Miss Italia. Quindi, io in verità mi, mi, mi presentai da sola: a Riva del Garda un per Miss Mondo, sordina, sì, cioè io dico sempre: se forse avessi avuto lui con me come protettore, come ehm, diciamo agente, eh, che chissà forse quel primo posto sarei riuscita mm, a strapparlo. Mannaggia, <ride> mannaggia, però tante soddisfazioni insomma perché comunque sì. tu sei andata avanti, sì. non ti sei fermata e da modella Miss sei diventata una manager. Sì. Eh, Prima di te stessa e poi di altre sì, ragazze. Sì perché mm, ov ovviamente oltre, qu questo è un messaggio che a me piace lanciare anche per le ragazze e i ragazzi che mi sentono. Oltre ad aver comunque dato molta importanza a, allo studio, perché alla fine se in questo contenitore di bellezza non c'è un cervello pensante, eh, ecco come fai a diventare manager di te stessa? A volte, eh, e questo lo dico vale in tutti i campi, che sia quello sportivo, che sia quello della bellezza. E, poi c'è stato un altro momento in cui io mi sono fermata, perché essendo madre e moglie, eh, tra l'altro anche di un'altra un figura molto importante nell'ambito sportivo, perché mio marito è stato una stella dell'hockey a rotelle, è un grande campione. Quindi io mh, lì c'era da fare una scelta. Eh, o mh, continuare con la mia carriera o con la sua, ovviamente la sua era già importante e avviata, e io ho fatto una scelta: o quindi ho fatto la scelta d'amore. Ho avuto i due figli, quindi diciamo che per tantissimi anni io sono stata dietro mh, alla famiglia. Ma dico sempre: quando tu hai mh, questa passione per, per il mondo dello spettacolo, perché anche tu me lo insegni, sì. ehm, è, è quel fuochere, fuocherello che non si spegne non mai, è quella mai. cena, ecco. Era, covava sempre dentro Sai di che me. Che cos'è? È nel DNA. Sì. O ce l'hai o non ce l'hai. Sì. 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 Covava sempre dentro di me fino a quando poi con i ragazzi, i miei figli un po' più grandi. Ecco, eh, è come se io dicessi, eh, ho deciso di fare seriamente questo lavoro perché eh, ho detto: sì, organizzavo de degli eventi. Ehm, ho fatto eventi. la presentatrice, ho, ho anche fatto il Mudu con Nuccio De Santis, Beh, le prime tre sì, edizioni. Sì, sì, sì. Il, io ero la bionda del gruppo. Quindi ecco, mh, questo, questo sempre come diletto era sempre un qualcosa che eh, complementare alla mia vita. Non era proprio un lavoro, fino a quando nel 2006 ho. Ho deciso di fondare la mia SRL perché io gest gestisco questo, questa mia attività con una SRL, la Carmen Martolana Eventi. E da allora... Dire che sta andando veramente bene? Sì, perché ehm, ho prima preso il co dei concorsi di bellezza, fra cui tra i più importanti, ecco, Miss Mondo. E poi nel 2014 ho avuto il mandato nazionale di The look of the Year. Diciamo che eh, nella mia vita non so se la ritengo una fortuna o una sorta di fiuto, nel senso ho sempre capito quando era il momento forse di accantonare un progetto, per abbracciarne uno eh, anco, ancora più importante, ecco nel momento in cui c'è stato, diciamo la verità, un po' il calo dei concorsi di bellezza, allora io sono passata al, ai master professionali per la moda, quindi con The Look of the Year nel 2014 ho gestito questo master professionale per la moda, che è sempre un concorso ma per modelle e modelli, non ci sono fasce, non ci sono numeri, quindi in un certo senso abbiamo anche un po' sdoganato quel concetto della donna oggetto, e, e quindi ho realizzato un evento nazionale mh, spettacolare al Castello Svevo di Trani con ospite madrina Maria Grazia Cucinotta, una Parliamone grande donna. È un sì. grandissimo evento e eh, giornale e televisione comunque sì. ne hanno parlato. Sì, tanto e quindi ecco io lì mi sono messa alla prova come eh, diciamo manager proprio di un contest nazionale perché fino a eh, qualche anno prima avevo gestito dei concorsi a livello regionale, ero la responsabile regionale e lì poi è maturata ecco questa scalata che io ti dicevo con questa mia piccola ambizione ehm, lì è maturata l'idea di dire cioè comunque io anche nella gestione del look of the Year, in verità ho fatto tutto da sola quindi ho detto perché non creare una cosa una mia una cosa tua una cosa mia esattamente <ride> e quindi ho brevettato eh, un master professionale per la moda sempre che si chiama Top Fashion Model e che devo dire mi sta già dando grandissime soddisfazioni perché è un po' in i Italia questo. Sì, ma uh, ti dirò di più. Allora, sono partita. Intanto, è un marchio di impresa che io ho registrato. Perché vedi caratterialmente io ci tengo sempre a fare molto bene le mie cose e a, a, proprio a, a realizzarle nella maniera più seria e qualitativamente certo, parlando. Per dare anche una garanzia sì, insomma, ecco, a, chi ti, sì. a chi ti segue. Sì, quindi ho brevettato questo marchio. Um, ovviamente, diciamo che alla fine funziona come un concorso di bellezza perché nelle varie regioni poi hai le agenzie che lo gestiscono perché poi nella grande finale che tu realizzi arrivano. Modelle da tutta Italia. Questo è successo l'anno scorso. A settembre dell'anno scorso abbiamo realizzato l'evento nazionale. Ovviamente, come è questo, stato ricordiamo. per The Look of the mm. Year, dove un po' qualcuno mi scimmiottava perché eh, sembra che la moda eh, si debba fare per forza a Milano o a Roma. Ecco. Quando io invece ho detto Puglia, allora lì ecco la, la, la folle, <ride> perché la storia è fatta un po' dai folli. Tutti quanti mi, mi dicevano: no, ma non puoi realizzare un evento moda in Puglia. Invece io ho, ho sempre quella mia ostinazione, che alla fine mi dà ragione, però. Perché effettivamente, non è. Ovviamente, logisticamente è più complicato perché devono arrivare gli stilisti da fuori, devono arrivare le modelle da fuori. Grazie a Dio. Sia, comunque la Puglia è collegata bene è collegata io, bene e poi sì. ultimamente comunque la Puglia è la meta più amica Sì, ma io quello dicevo: dicevo: se la Puglia è comunque appannaggio eh, del cinema e quindi è diventato un set, un set cinematografico, eh, magari c'è qualcuno che comincia anche con la moda e chissà come no e, e quindi stavo dicendo eh, l'anno scorso poi il, per The Look of the Year, nel 2015 a settembre ho realizzato il mio primo evento nazionale a Giovinazzo perché eh, abbiamo Giovinazzo è la tua sì, città, è la mia città so. perché io sono sempre alla ricerca di location particolari eh, non mi piace il solito palco e passerella sono un po' allergica alle cose io l'ho vista eh, io l'ho vista perché allora, tu hai preso sì. una cosa bellissima cioè, hai trasformato la fontana sì. di Giovinazzo in un palcoscenico fantastico. Guarda, è stato un flash passere... notturno sì. perché io ero alla ricerca di un'idea vincente che mi... Eh, perché mi piace a volte essere antesignana, essere un po' diciamo la prima in delle situazioni che non so, mi piace essere originale e, 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 e mi guardavo intorno, dicevo devo trovare perché anche a Giovinazzo organizzo un evento bellissimo in Calaporto dove addirittura sì, mi montano visto, la passerella sì. con i tralicci in acqua sì, infatti, quindi quella no. che per me è diventata già una quarta edizione ed è come dire una location mia per, con la moda sul mare eh, pensavo ad una location diversa e, e, e di notte, quasi eh, sognando, ho detto: Ma se io ci ho sempre giocato da bambina su questa fontana, perché non, non realizzare una, una passerella lì sulla fontana? E il sindaco, come l'ha presa <ride> quando si è al allora, sindaco? Via impazzisce, che... mi, mi stima tanto, mi adora perché siamo coetanei, ci conosciamo da bambini, e quindi lui vede in me una donna determinata, una donna che fa seriamente il suo Grintosa. lavoro, che soprattutto promuove, ecco lui, lui. Mi fa i complimenti e dice: eh, Sei una persona che porta le sue radici ovunque, cioè ovunque io vada. E non solo per me stessa, cerco sempre anche di promuovere i talenti giovinazzesi. Perché se c'è ovviamente un talento mh, che studia a certi livelli, eh, ecco io lo promuovo e, Beh, e certo. cerco di dargli visibilità. Siamo un po' simili in questo. Sì, e ti stavo dicendo, quest'anno poi ho avuto diciamo look, uh, top fashion model uh, da essere un contest nazionale uh, avendo interessato un'agenzia all'estero ba uh, Baleari e Canarie e ultimamente anche la Svizzera ecco io a questo punto che dire non posso neanche più parlare di contest nazionale ma quando farò gli ecco eventi <ride> ti dico qui a storia ci sono veramente uh, eccellenze regionali ma non posso dire più regionali perché parliamo di nazionale ed internazionale. Quindi sì. per me è veramente un grande onore avere ogni volta queste eccellenze. Perché a volte si è, non si è profeti in patria, no? Sì, quindi vero. ci conoscono più fuori che diciamo, a casa nostra. E perché non far conoscere la nostra arte, il nostro talento? Anche qui. No, ma. Ma, anche, ma anche perché io devo dire, eh, magari per chi mi sente parlare, questa sembra la favola della, della principessa che arriva. Ma è, e che, ma un, no, ma i sacrifici sono tanti, sono, le sono difficoltà tante, sono ecco tante, appunto. sono un po' cambiate mh, anche. Mh, diciamo le, le normative delle amministrazioni per cui adesso organizzare un evento non, non è, è semplice, semplice non arrivano contributi quindi noi dobbiamo veramente sostenerci con il supporto di, di spazio, privati sono, sì, di eh, di e privati. non è semplice, tante volte tiri un po' le somme, io, mm. io dico sempre grazie a Dio sono anche una brava amministratrice eh, e cado in piedi, uso sempre questa frase eh, almeno da non rimetterci io dico però, sempre, eh, <ride> ecco, la stessa cosa eh. che dico sempre almeno non ci rimetto eh, ecco, almeno, almeno, almeno non ci rimetto Metto, sì è vero, anch'io anch io penso questo. Beh, eh, però tanti sogni realizzati, no? La solita domanda che io faccio durante la mia trasmissione, ma il sogno nel cassetto che è ancora lì e, e ogni tanto vai, frughi, tra, tra un po' o tra qualche tempo lo, lo uscirò qual è? All allora guarda, ti dico, eh, per quanto riguarda ciò che è attinente proprio al mio lavoro, ovviamente eh, mi metto sempre alla prova, è sempre una, fida, una sfida con me stessa. E, e quindi mh, mh, il mio sogno adesso sarebbe portare in un mio evento moda, perché comunque alla fine di questo parliamo, qualche nome eccellente, quindi ecco ci sto lavorando a questo, ma mh, devo Però dire... già ti sei avvicinata, eh, sì, comunque sì, anche sì. con Roberto ah, Sì, allora, Guarducci. Roberto Guarducci è il direttore artistico eh, dei miei eventi, lui è stato vent'anni nella Maison Fendi come stilista... Quindi. Ultimamente sta creando una collezione proprio sua, uh, il nostro fiorello, cioè mh, lavoriamo praticamente insieme. Quindi io devo dire, grazie a lui sono cresciuta tanto: proprio visto, in qualità ti, e, ho, sì. ti, ho, ti ho notato, ho visto, sì. lui si fida molto di me. Sì, sì, lui proprio, ecco, mh, siamo veramente in simbiosi perché ci sono delle cose che io non posso fare senza di lui e delle cose che lui non vuole fare senza di me. Tant'è che molte volte. È, è bello, bello questo! È carinissimo che detto, perché non vuole fare. Perché e lui Fantastico. mi dice sempre, Carme, lo faccio se ci sei tu, se mi affianchi, se mi aiuti, se mi supporti. E poi mi chiede molto consiglio eh, su quello che magari può essere giusto e opportuno fare per se stesso, per la sua immagine, oltre che poi affiancarmi in tutto quello che io gli propongo di fare. Quindi lui veramente così, ad occhi chiusi, quando io dico, Roberto, dobbiamo ov ovviamente... Anche io sono attenta a, perché faccio tantissimi eventi, io chiudo quasi un anno con 30 eventi, eventi. non propongo tutto a Roberto perché io so eh, quelli che devo proporre a lui per la qualità. Eh, chi è lui ecco proprio ieri abbiamo fatto un evento veramente importante per quanto riguarda l'alta moda e tu sei stata diciamo un angelo per, per le modelle e roberto era anche lui lì sì ehm, io sono molto contenta ehm, ecco qui apri veramente un argomento ehm, Difficile per, per chi ascolta, ma che mi, mi diciamo mi interessa molto spiegare in che senso. Tante volte si è molto gelosi, ognuno vuole stare nel suo, nel suo orticello e difficilmente si apre agli altri. Siccome io sono una persona molto sicura di me stessa, di quello che faccio, del mio talento, e di quello che valgo, ecco, non ho problemi ad aprire sia il mio mondo a colleghi sia a diciamo, offrire la mia disponibilità come professionista. Infatti. Infatti, quando mh, siccome mi è capitato di collaborare con Max Arcano, che è stato l'organizzatore di questo evento in passato, perché eh, ecco molte volte lui è venuto da me come fotografo e mi ha supportato, mi ha dato una mano. Io ho fatto, ho realizzato un evento a maggio a Milano e ho chiesto a Max di segnalarmi dei fotografi e lui mi ha segnalato dei suoi colleghi. Ecco, si crea questa collaborazione, collaborazione che è importantissima. Eh, gli, ho, gli ho mandato delle modelle perché lui. Lui ha realizzato degli shooting. Quindi quando Max ha messo in piedi questa diciamo, mh, organizzazione, tra l'altro lui comincia adesso, io mi sono subito messa a disposizione perché lui in un primo momento aveva mh, diciamo, subito mh, coinvolto Roberto Guarducci per il defilé, poi mi ha chiesto delle modelle e quindi io ne ho inserite quattro, dopodiché gli ho detto guarda mh, per il coordinamento dei filetti, perché guarda mh, non, è, non è facile tutto ciò. Che tu vedi in passerella, se non è ben gestito dietro, diventa un flop. Un disastro, bravissimo. E allora, tu hai flotto, visto perché sì. presentavi la serata, quindi eh, la scaletta tu, la scaletta io, tutti i tempi Era di uscita e di entrata, tutto perfetto. Tutto, tutto perfetto. E quindi io sono contenta di questo perché quando si creano queste sinergie. Uh, ognuno uh, con, con le sue capacità, con il suo talento, con, certo. uh, senza invidie, senza gelosie, alla fine non si può che ottenere un buon prodotto. Anche perché poi voglio dire, io resto Carmen Martorana Eventi, lui resta Max Arcano Eventi. Sì. come no, no, lui cioè, ha creato questo evento moda che devo dire è stato... Mh, Vabbè, poi vabbè la scenografia, scenografia di, Matera, di Matera con un una luna piena, con, eh, palazzo per palazzo di è stato sì. fantastico, quindi, quindi eh, veramente lodi, lodi, lodi sì, al patrono ormai, lo chiamo patron Max Bravo. Arcano. Però continuiamo con te, perché non è finita qua, cioè tu sei in continua evoluzione, sì. hai fatto anche un altro bellissimo evento al, al Petrocet. Sì, allora prima ti Specchi. dicevo, ho degli eventi che io gestisco come Carmen Martorana Eventi eh, con la direzione artistica di Roberto Guarducci e, e parliamo di questi eventi più importanti, questi nazionali. Poi eh, c'è il nostro fiore all'occhiello, che è l'evento eh, La magia delle muse, di cui Roberto è stato ideatore ed è direttore artistico, perché eh, i suoi genitori erano soci del circolo, quindi pian piano con il presidente gli hanno chiesto di realizzare un defilè e ovviamente insieme abbiamo, messo, abbiamo cucito questo evento. Che devo dire, ecco, io ho un motto quando anche mi presento per parlare del mio lavoro. Dico, è importante per me far bene affinché io mi possa presentare una seconda volta eh beh, da te. Sì. Questo lo dico ai manager, ai politici che incontro. E quando poi parlo de della mia storia lavorativa, dico, ecco, vedete per esempio al Circolo Unione Petruzzelli di Bari, noi l'anno prossimo realizzeremo la quarta edizione. L'evento che ti dicevo in Calla Porto a Giovinazzo, io realizzerò una quarta edizione. Questo vuol dire che tu fai bene, che sei stimata, sei riconfermata, riconfermata. e il tuo lavoro cresce sempre più. Quest'anno, devo dire, è stato un grandissimo successo l'evento del circolo. Lo abbiamo visto... Dalla gente che attendeva di entrare abbiamo avuto anche difficoltà. Io mi scuso come organizzazione, ma purtroppo la capienza de, di Vabbè, quella, sale, diciamo la sala è, è quella, non può, e, non può avere altre... e devo dire è stato un successo strepitoso. Mm, poi a volte anche come organizzatrice mi interrogo: dico, ma se io ho fatto così bene, ho avuto questo successo, che cosa mi potrò mai inventare per il prossimo <ride> e anno? un'altra cosa. Però no, guarda, c'è eh, no, sempre qualcosa in sì. più che ti viene perché le idee, la fantasia la professionalità non ha limite e allora abbiamo 4 minuti ancora a disposizione Cosa sogna Carmen? Allora, ho dei progetti, ovviamente eh, mi piace parlarne sempre, mm, ecco, sono a ancora blog, a eh? livello embrionale, però devo dire, sono, per me l'importante è dire che sono progetti co che coinvolgono la mia terra, la, la mia città, eh, per la mia terra io intendo la Puglia, tutta, perché io realizzo eventi da Foggia. A, a Lecce, quindi questo ci tengo a dirlo. E, e ho, mh, degli eventi, ho de, dei progetti molto, molto ambiziosi e molto grandi per la nostra regione. Quindi, questo ho detto, ci sto lavorando, vedremo. Oltre che poi mh, realizzare eventi fuori, sono stata a Milano per la prima volta, devo dire, con, eh, con grande entusiasmo, eh, in collaborazione con una manager svizzera eh, con cui si parla anche di fare eventi poi all'estero. Se non ero, tu hai fatto anche qualcosa su una nave? Sì, io ho fatto degli eventi eh, anche sulla MSC Crociere, se mm. si può dire, anche ah, perché è uno dei dire. nostri partner. E eh, anche in merito a questo, citerei a dire che per per esempio uh, Top Fashion Model è un contest che uh, offre reali possibilità alla modella vincitrice perché la modella non solo ha vinto una borsa di studio di 500 euro che ha ritirato il giorno in cui è partita da giovinazzo uh, con il titolo. Ha vinto una crociera, che ha realizzato, quindi sono tutte cose vere. Ecco, io ci tengo tantissimo a questo perché ci sono tutti questi concorsini un po', un po in fagulli. cui si promette tanto <ride> alle tappa. modelle, alle miste e poi magari mh, poverine ed esenti che si lamentano perché alla fine è stato tutto un po' effimero. E, ma poi soprattutto ci tengo a dire che io mi sono spesa e adoperata tantissimo affinché la modella si, mh, la potesse inserire in ambiti nazionali. nazionali quindi, casa Sanremo Fashion, la modella ha sfilato lì. Da lì è stata notata da tecnici importantissimi eh, del campo della moda. Tant'è che c'è stato un fotografo, se posso citarlo, Gabriele Come? Rigon, che vorrei salutare che uh -huh. ha mh, puntato la, la modella vincitrice che è Megan Bruno, tanto da volerla adesso al Monte Carlo Fashion Week, quindi lei sarà lì. Okay. Poi l'ho fatta sfilare anche a Milano, ho portato delle modelle anche alla Milano Fashion Week. Ecco la cosa bella qual è, tante volte io qui in Puglia sento dire, eh, ma noi arrivano le modelle da Milano, io invece vado a Milano e da, porto le modelle pugliesi, è cioè, questo è <ride> questo veramente è un grande traguardo. E allora io, Carmen, Fammi una promessa sì. eh, di ritornare sì. con altri progetti. Allora, appena io concretizzo, perché adesso è inutile chiami, che lo parli fa, di più, infatti, vostro. mi fai fa una chiamata anche perché vedi: 25 minuti: passano Sì, sono volati, sono, volati. Una, sono una grande chiacchierona. No, ma sono volati tantissimo. Anche perché tra immagini, quello che diciamo, eccetera. eccetera. Poi è questo è questo divano sì, che porta. No, ma bene. sei te anche che sei una grande padrona di casa, e quindi. Io ti ringrazio. Allora, io ti saluto con la promessa Grazie. che ritorni, fai un saluto ai nostri telespettatori. E le nostre signore, tu non sai sì. quante signore ci guardano da casa e ogni volta mi dicono: Ma chi avrai in studio? Ecco, questa volta vi ho portato Carmen Martonato. Allora io vi saluto, continuate a seguire Maria Giovanna Labruna perché è bravissima, uh -huh. è un'ottima padrona di casa. Oltre che anche lei essere una bellissima donna, eh, ci incrociamo spesso. Quindi una grande professionista. E poi chissà, magari. Prossimamente organizziamo qualche lezione di moda di bon, ton, sì, di portamento. Sì, di possiamo fare di tutto. tutto <ride> noi possiamo fare di tutto veramente. Allora, grazie ancora e con voi ci vediamo domani, sempre alla stessa ora, sul canale 211. Ciao ciao!